Bentrovati amici a questa puntata di ORL Social. Nella precedente puntata abbiamo parlato di epistassi, delle cause, della diagnosi, dei fattori di rischio, dell'approccio sia medico che otorinolaringoiatrico. Adesso è arrivato il momento di parlare di terapia, come si cura l'epistassi. Il più delle volte la terapia è molto semplice ma allo stesso tempo efficace. La prima cosa da fare è evitare, rimuovere tutte le cause di epistassi di sangue dal naso. Quella più banale è quella di mettere le dita nel naso, quindi la manipolazione con le dita del naso, con corpi strani, pensiamo ai fazzolettini di carta ad esempio, può essere causa di epistassi perché, come ricordate, quest'area che noi chiamiamo locus valsalva è quella più riccamente vascolarizzata. Un'altra causa di epistassi è l'utilizzo cronico di spray, di device. Chi ad esempio è allergico e usa spesso spray nasali può avere epistassi. Perché? Perché dirige il beccuccio dello spray verso il setto nasale, quindi va a irritare proprio questa regione. È corretto anche dal punto di vista terapeutico invece indirizzare lo spray lateralmente, proprio per evitare il danneggiamento del locus valsalve. In più, gli allergici, l'abbiamo detto già nell'altra puntata, spesso tendono a grattarsi il naso, quindi a traumatizzarlo e quindi a favorire l'epistassi. In questo caso, una terapia antistaminica ridurrà il prurito e quindi anche la necessità di maneggiare spesso il naso e traumatizzarlo. La terapia delle epistassi è medica. Si utilizza una terapia topica locale, si utilizzano delle cremine, delle creme, che hanno la proprietà di favorire la cicatrizzazione dell'area, quindi di ricostituire quel tappeto mucoso che protegge i vasi sottostanti e quindi di fatto far scomparire il sintomo. Come utilizzare queste pomate? Se ne mette un po' sull'indice, si riempie la narice e si massaggia dall'esterno. Quindi, ancora una volta, nessuna manovra traumatica nel naso, vedi cotton fioc, dito, ma dall'esterno, proprio per proteggere la mucosa ed evitare traumatismi. Si può associare una terapia per bocca con dei farmaci che rinforzano il tono vascolare, che sono poi dei derivati della vitamina A che si trovano anche in natura, fondamentalmente nei frutti e nelle verdure che sono di colore rosso, arancione, le carote, le ciliegie, le albicocche, le arance, i mandarini, anche in un buon bicchiere di vino rosso, senza esagerare. Chi non ha una dieta di questo genere, e apro parentesi, non è un bene, può invece utilizzare dei prodotti che sono venduti in farmacia, che sono una sintesi di queste vitamine così importanti per i vasi, per il sistema vascolare. I pazienti che non rispondono alla terapia medica dell'epistassi dovranno sottoporsi alla causticazione. Che cos'è questa causticazione? Di fatto applichiamo una sostanza chimica sulla mucosa del setto, sul vasellino che noi riteniamo sia responsabile del sanguinamento. Questa medicina creerà una vera e propria crosta sull'area, sulla quale poi ci sarà un meccanismo di riparazione, quindi una cicatrice, che farà da tappo. Quindi la causticazione non è la risoluzione di tutte le epistassi. Capirete bene che abbiamo causticato solamente un vaso e che lì, come già vi ho detto, ce ne sono tanti, ma in quel momento abbiamo individuato l'area sospetta e ci abbiamo messo sopra una pezza. Col tempo, di solito in un mese, questa cicatrice guarirà e quindi guarirà anche la mucosa sovrastante. Può capitare, di solito tra la quinta e la settima giornata dopo la causticazione, che ci sia un minimo sanguinamento, perché questa crosticina può sfaldarsi e quindi dare qualche gocciolina di sangue. Come sempre si può ricorrere al famoso vatta ed acqua ossigenata, di solito è un sanguinamento che si controlla rapidamente. I pazienti che hanno epistassi più importanti, recidivanti, che non si arrestano con le normali procedure che già vi ho illustrato, sono pazienti da ospedalizzare, da portare in sala operatoria o per una causticazione in anestesia locale del locus valsalve, questa volta invece con una pinza che usiamo noi chirurghi che si chiama pinza bipolare, o addirittura per andare a causticare un'area
laterale del naso, dove emerge l'arteria che irrora per il 70% la cavità nasale, che si chiama arteria sfenopalatina, si va a causticare questa arteria all'origine e in quel caso si può tenere sotto controllo questa epistassi più importante. Quindi riassumiamo per concludere. Spesso l'epistassi la possiamo trattare cambiando il nostro comportamento, sia quello quotidiano, le dita nel naso, il fazzolettino nel naso, sia nell'utilizzo di alcuni device come gli spray nasali. L'epistassi guarisce frequentemente con l'utilizzo di terapie topiche, creme da inserire nel naso, modificando la dieta e introducendo l'utilizzo di frutta e verdura che contiene vitamine rinforzanti i nostri vasi. E in alcuni casi si può ricorrere alla causticazione chimica delle varici del setto, che non risolve tutte le epistassi, ma in quel caso va a chiudere, a mettere una toppa sul vaso interessato. Bene, per questa puntata è tutto, io vi ringrazio e alla prossima.